Tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andiamo a preparare una nuova ricetta, questa volta una ricetta di cucina ed è una salsa al caramello. È buonissima, si sta 10 minuti per prepararla, 15, e gli ingredienti che ci servono sono solamente 4, quindi andiamo subito a vedere come si realizza. Ricordatevi però di lasciare un mi piace al video se vi piace questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e ricordatevi di cliccare la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Dunque, come vi dicevo, preparare il caramello, la salsa al caramello, la salsa mu è davvero molto semplice, è una salsa che va benissimo per essere utilizzata in tantissimi modi diversi, per decorare o per farcire, insomma, tante cose, anche per la colazione, per i dolci, insomma, per un sacco di cose. Io la uso davvero tanto, anche al posto dello zucchero a volte. E se seguite passo passo il procedimento che vi mostro oggi, il risultato finale vi verrà sicuramente. Dunque, per questa ricetta abbiamo bisogno di 2 pentolini, uno con i bordi alti, un po' più alti di questi, sarebbe meglio. E uno un po' più piccolo che ci serve solo per scaldare la panna, dell'acqua, e sono 50 ml e io li ho già preparati qui dentro, 80 g di zucchero, 200 ml di panna, quella fresca, e un cucchiaino di burro. Allora vado a pesare lo zucchero. 80 grammi. Che versiamo con l'acqua. Mescolate bene adesso perché dopo, una volta acceso il fuoco, non si può più mescolare. Questo non lo uso perché vado a scaldare nel microonde, quindi vado ad aprire la panna, la vado a versare nel mio contenitore, accendiamo il fuoco, allora il fuoco deve essere medio per tutta la durata della ricetta. Adesso vado a scaldare questo nel microonde. Da questo momento in poi non è più possibile mescolare lo zucchero all'interno del pentolino. Lasciate che si scaldi l'acqua, che si sciolga lo zucchero, che si formi il caramello, tutto senza mescolare. Aspettiamo circa 10 minuti e il caramello dovrebbe aver preso quel bel colore dorato. Nel frattempo ho anche scaldato la panna. Aspettiamo ancora qualche minuto e poi torniamo in cucina. Ok, il caramello è pronto, non vi dico che profumo che c'è. Vado a versare la panna. Il burro. Adesso posso mescolare. E aspettiamo ancora 5 minuti. E il caramello è prontissimo. Il pentolino a bordi alti serve proprio per gli schizzi, perché a questo punto della ricetta incomincia a schizzare un pochino, e quindi i bordi alti servono per non sporcare tutta la cucina. La ricetta è pronta, 5 minuti sono passati. Adesso lo lascio intiepidire un attimino e poi lo verso all'interno del mio contenitore. E vado a versare il mio caramello dentro questo barattolino qui. Una bomba, e lo lascio raffreddare in frigorifero un paio d'ore. E niente, con questo è tutto, il caramello è pronto, come avete visto ci si mette davvero pochissimo tempo e gli ingredienti sono
pochissimi. Lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!